Adesso c'è l'intervento introduttivo che dovrei fare io per la seconda parte, quindi dopo l'analisi di contesto, e adesso inizia la descrizione dei sistemi di qualità regionali e delle politiche di filiera. Quindi io per cercare di dare il buon esempio mi limiterò a qualche breve considerazione, perché poi mi si chiederà di dover stringere i tempi dei successivi interventi in modo da non sforare i 10-15 minuti. Intanto inviterei ad accomodarsi Laurent Gomez della Regione Aquitania, che farà il prossimo intervento. Qui va un ringraziamento particolare per averci raggiunto dalla Francia, e che ci descriverà poi il marchio regionale del sud-ovest della Francia. Laurent Gomez, tra l'altro, è anche il segretario generale di Arepo, la rete delle regioni europee con prodotti a denominazione d'origine. E oggi ci parlerà di questa sua particolare iniziativa del marchio interregionale della Francia. Allora, qualche considerazione per introdurre un po' il senso di questa discussione tra regioni, ma anche tra operatori delle filiere. Intanto, ha detto giustamente Pantini, cioè il contesto nel quale ci muoviamo è un contesto che comunque rispetto a qualche anno fa è mutato molto, e anche in peggio per quanto riguarda i prodotti di qualità, perché comunque c'è una congiuntura sicuramente sfavorevole, quindi quello che si poteva fare fino a qualche anno fa adesso è molto più difficile, cioè è più difficile per gli agricoltori trovare reddito nelle produzioni di qualità, quindi è più difficile convincere gli imprenditori a sobbarcarsi dei costi che comunque ci sono, che sono costi di certificazione ma anche di gestione, perché un sistema qualità comunque comporta una serie di adempimenti che sicuramente gravano sull'impresa agricola e anche sull'impresa di trasformazione, questo a tutti i livelli della produzione. E quindi è sempre più difficile trovare degli sbocchi. Quindi il ruolo delle regioni in un contesto che è cambiato è un ruolo che va rivisto, che va ridisegnato. Quindi noi fino ad oggi abbiamo avuto un ruolo che è stato intanto di orientamento per gli agricoltori, perché quando si parla di sistemi qualità si parla di una miriade di sistemi che, cioè, consideriamo che a monte ormai abbiamo gli accordi internazionali, quindi anche la normativa europea comunque non è più adesso la fonte di ogni disciplina, cioè bisogna fare i conti con un mondo che è cambiato radicalmente. E quindi poi abbiamo tutti gli strumenti di protezione comunitaria, che sono le DOP, le IGP, le STG, abbiamo le produzioni biologiche, abbiamo altri sistemi che sono compatibili con le politiche dell'Unione Europea. I marchi regionali di cui parleremo oggi sono dei marchi, dei sistemi di qualità riconosciuti dai vari Stati membri, in questo caso dalle regioni o dalle province autonome, che si muovono all'interno di un sistema che comunque è regolamentato dall'Unione Europea. Poi abbiamo i sistemi qualità nazionali. Il Ministero ha iniziato da qualche anno un nuovo tipo di percorso che è partito dopo rispetto alle iniziative delle regioni, ma sicuramente non possiamo far finta che ciò non esista. Quindi nel 2008 si è cominciato a parlare di sistema qualità nazionale di produzione integrata. Poi è arrivato il sistema qualità sulla zootecnia. Da ultimo abbiamo una proposta di sistema qualità sull'olio extravergine di oliva. Questo significa che comunque i sistemi regionali in qualche modo devono rapportarsi con queste nuove iniziative che vengono proposte a livello nazionale. Purtroppo anche a livello nazionale non c'è un eccessivo coordinamento, perché se uno va a vedere le modalità con cui sono stati istituiti i due sistemi che già esistono e come è stato proposto di istituire il terzo, quello sull'olio d'oliva, sono tre modalità completamente diverse. È diverso il ruolo delle regioni, è diverso il ruolo dei produttori, è diverso lo strumento normativo con cui ci sono state proposte, e anche i contenuti di conseguenza non sono paragonabili, cioè si fa fatica a percepire una strategia unitaria dietro a questi strumenti.
C'è uno sforzo comune, quello di valorizzare la qualità. Infatti il titolo del mio intervento parla di una risorsa comune da valorizzare e da governare. Cioè, la nuova sfida è non solo la valorizzazione, ma proprio il governo di queste politiche di qualità. Cioè riuscire a renderle compatibili tra loro, individuare una organicità e una coerenza. Perché è vero che bisogna valorizzare le diversità, però non ci si può muovere facendo finta che intorno a noi non esista nulla. Quindi noi come regioni dovremmo cercare di coordinarci da questo punto di vista, perché è molto importante mettere in rete, secondo me, le conoscenze che tutti i presenti in questa sala hanno nei loro ambiti. Quindi cioè, l'idea della Regione Marche è quella di avviare una politica di coordinamento a partire dalle politiche della qualità, che significa marchi regionali e significa filiere di qualità, che è l'argomento del convegno di oggi, e istituire una sorta di tavolo di confronto che possa permetterci anche di avere posizioni condivise su tutta una serie di argomenti che sono di estrema attualità. Abbiamo accennato al regolamento 1151 di prossima attuazione. Adesso, oggi, come saprete, era in programma al Ministero una riunione sul decreto applicativo di questo regolamento, che poi il Ministero fortunatamente ha dimostrato una certa sensibilità verso questa iniziativa e alla fine è stata rinviata a lunedì prossimo. Però questo è uno degli argomenti che sicuramente richiederanno un confronto tra le regioni. Le politiche di promozione, questo è un altro punto importantissimo, perché abbiamo visto in un quadro in cui la redditività è ormai ridotta ai minimi termini, cioè solo mettendo in rete delle politiche di promozione, quindi facendo sinergia tra quello che può fare l'ente pubblico, i programmi nazionali che vengono gestiti dal Ministero, dove forse le regioni non riescono a influire più di tanto sulle scelte, le politiche regionali dove ci sono dei fondi. Abbiamo visto col nuovo programma di sviluppo rurale, non sappiamo se ci sarà o meno questa misura 133, adesso un giorno sembra che non ci sia più, un altro giorno ricompare, si vive un po' nell'incertezza. Mettere in rete anche le risorse dei privati, quindi, perché quando si parla di finanziamenti comunitari ci sono anche i privati che si mettono in gioco e investono con delle regole che spesso non sono molto dissimili da quelle dell'ente pubblico, quindi a volte è anche difficile convincere un imprenditore, un'associazione di produttori a investire in una campagna promozionale dove più di tanto comunque il marchio della propria associazione, dei propri prodotti non può essere evidenziato. Quindi ci sono parecchie problematiche all'attuazione di queste politiche. Ci sono anche degli esempi che possono essere considerati virtuosi. Per esempio, il Ministero, tra i vari sistemi qualità che ha istituito, cioè il sistema qualità produzione integrata, per quanto stenti a decollare, per quanto siano anni che ci si sta lavorando, però ha portato a un risultato che sicuramente è indiscutibile. Cioè il fatto che 5 anni fa esistevano 20, anzi 21, se consideriamo le province autonome, 21 sistemi di produzione integrata pubblici, più tutti quelli dei privati, della grande distribuzione, quindi quando si parlava di produzione integrata nessuno era in grado di stabilire che cosa fosse. Oggi non è più così, oggi è un sistema unitario e i marchi regionali, alcuni lo fanno già dall'inizio, altri come il nostro ci stanno arrivando per gradi partendo da alcune filiere, ora hanno un sistema a cui rapportarsi. Quando diventerà un sistema qualità certificato vero e proprio, si tratterà di vedere a questo punto la coesistenza tra il marchio nazionale e quello regionale, che comunque quando si parla di politica di promozione, cioè è chiaro che un sistema a qualità nazionale ha 1000 risorse in più di quelle che può avere un sistema regionale, quindi cioè, non si può decidere che si va avanti solamente con i marchi regionali, però è importante che si dialoghi, quindi prima tra noi e poi arrivare a una condivisione di obiettivi con il legislatore. Quindi ecco, l'altra azione, l'altro ruolo delle regioni è il ruolo di stimolo verso il legislatore, verso il programmatore, sia esso a livello nazionale che a livello comunitario. Brevemente, altri argomenti che potrebbero essere oggetto di un confronto nei prossimi mesi. Poi sul come attuare questo confronto magari ne parleremo un attimo nel dibattito, perché
Adesso, la giornata di oggi siamo riusciti a organizzare questa iniziativa, siamo felici del riscontro che avete dato, neanche noi quando siamo partiti aspettavamo un simile riscontro, quindi alla fine abbiamo avuto una decina di regioni che partecipano, qualcuno ha avuto problemi proprio all'ultimo momento, altrimenti saremmo stati anche di più. Se riusciamo a organizzare una volta in una regione, una volta in un'altra, magari quando c'è qualche iniziativa, oppure in concomitanza con le riunioni al Ministero, se ci si ferma il pomeriggio, la mattina, sicuramente vedersi rimane sempre il metodo migliore per poter discutere di argomenti di una certa complessità. Però con la congiuntura attuale è anche problematico riuscire a vedersi con una certa regolarità. Quindi se riusciamo ad affiancare a un sistema tradizionale, diciamo, qualcosa di gestibile anche a livello informatico, tipo un forum, un luogo virtuale in cui si possano caricare documenti, scambiarsi informazioni, proposte, potrebbe essere, adesso io non ho un'idea precisa in proposito, quindi mi piaceva anche ascoltare cosa ne pensate voi delle altre regioni, per vedere se c'è la possibilità di creare comunque un coordinamento permanente che non sia troppo dispendioso da gestire, perché poi nessuno di noi materialmente ha tempo per gestire avere degli adempimenti troppo complessi. E comunque dicevo, altri argomenti che potrebbero essere messi sul tavolo riguardano intanto le indicazioni facoltative di qualità che emergono dal 1151, lì si parla di prodotti di montagna, ma per tutte le altre indicazioni facoltative diciamo che è tutto un settore da scrivere, cioè sono delle norme in cui l'azione di stimolo delle regioni può essere importante, quindi quando si parla dei prodotti di fattoria, chilometri zero, la filiera corta, i prodotti a basse emissioni di carbonio, cioè sono tutti ambiti in cui qualche regione magari è più avanti, ha già delle proprie esperienze. C'è una miriade di leggi inapplicata perché poi non si riesce a notificare, perché comunque va in contrasto con qualche cardine del diritto comunitario, perché spesso poi sono delle forme di protezionismo mascherate queste leggi, quindi bisogna riempirle di contenuti tecnici in modo che siano applicabili senza problemi e possano dare anche al consumatore poi quel valore aggiunto, perché noi lavoriamo per gli imprenditori agricoli, per i trasformatori, ma lavoriamo anche per i consumatori per dare delle garanzie. Un altro argomento importante quando si parla di marchi di qualità, di marchi regionali, è quello della ristorazione collettiva, quindi come rapportarsi con le mense, con questi soggetti che possono essere uno sbocco importante, che magari hanno una sensibilità verso determinati obiettivi della politica della qualità, mi riferisco a politiche di sicurezza alimentare, politiche di tipo ambientale. Spesso non si riesce a dialogare tra domanda e offerta, cioè ci sono dei prodotti, ci sono magari dei capitolati d'appalto che non riescono a intercettare determinati prodotti che invece sarebbero graditi alla ristorazione collettiva. Quindi anche lì sicuramente ci sono delle esperienze virtuose di alcune regioni che potrebbero essere messe in rete. Sui disciplinari di produzione sicuramente potrebbero essere fatti degli approfondimenti, perché noi stiamo vedendo anche nella nostra realtà marchigiana, che è una realtà tutto sommato piccola rispetto a quella di altre regioni, che ci sono già dei settori in cui i prodotti provengono dalle Marche, ma alcune materie prime magari in determinate stagioni provengono da regioni vicine, quindi comincia a esserci anche un interscambio tra una regione e l'altra. Noi, ad esempio, nel settore cerealicolo abbiamo qualcosina in Emilia-Romagna, nel settore ortofrutticolo c'è qualche sconfinamento in Abruzzo e in Campania, così come nel latte. Quindi in questo caso poter discutere anche delle norme di produzione, cioè condividere alcuni contenuti di tipo tecnico, potrebbe essere utile per poter lavorare tutti con maggior tranquillità. Poi mi sono reso conto, adesso organizzando la giornata di oggi, che effettivamente sono moltissime le regioni che hanno avviato dei percorsi di qualità, cioè perlomeno che hanno delle leggi. Alcune leggi sono rimaste inapplicate in alcuni casi, però potrebbe essere utile anche una mappatura di quello che avviene a livello di marchi regionali per capire un po' anche la diversificazione degli obiettivi e degli strumenti, perché poi se uno va a vedere anche l'applicazione dei vari marchi, c'è una certa differenza tra un marchio e l'altro, quindi sia come è stato istituito, sia come viene effettivamente applicato sui vari prodotti. C'è quindi
Un punto di partenza può essere sicuramente la giornata di oggi, a partire dagli atti del convegno che già oggi dovrebbero essere sul nostro sito del marchio QM e sul sito del PSR Marche. Quindi partendo dagli atti del convegno, altre regioni hanno mandato del materiale, cioè troverete in cartellina ad esempio delle slide del Veneto che non ha potuto partecipare ma ha mandato una breve presentazione. Altre regioni hanno mandato i link al loro sito, hanno segnalato magari dei documenti, delle delibere di particolare interesse. Quindi diciamo che partendo da oggi si potrebbe arrivare ad avere una mappatura abbastanza completa di quello che avviene sul territorio regionale. Poi un altro argomento potrebbe essere anche quello dei prodotti che io definisco complessi, cioè prodotti che afferiscono a più filiere produttive. Se avete visitato il nostro stand avrete visto delle paste ripiene, ad esempio, in cui diversi disciplinari di produzione afferiscono in quel prodotto, cioè ci sono delle regole di produzione sulla carne che devono essere rispettate, sulle uova, sulle farine, e quindi anche qui si tratta sia dal punto di vista dei disciplinari di produzione sia dal punto di vista della tracciabilità di questioni piuttosto complesse da definire. Quindi anche il nostro software sulla tracciabilità, che è un software che ha una decina d'anni, può essere oggetto anche quello di un miglioramento. Potrebbe essere utile metterlo in rete. Ad esempio abbiamo avuto la Regione Calabria che ci ha chiesto proprio formalmente il riuso di questo software. Quindi in questo caso che si fa? Cioè, c'è un'amministrazione che è arrivata a un certo punto, a un certo livello di sviluppo, un'altra regione prende quel software, continua a svilupparlo con proprie risorse, condividendo gli obiettivi, quindi si danno degli obiettivi per lo sviluppo sulla base dell'esperienza della regione che già l'ha utilizzato, e quella diventa una risorsa comune poi per altre regioni. Quindi sono tantissime cose di cui potremmo discutere e che anche con i programmi interregionali, con i programmi transnazionali si fa, solo che paradossalmente a volte è più semplice scambiarsi delle best practice magari con una regione della Serbia, del Montenegro, piuttosto che tra regioni italiane, perché siamo presi sempre da mille impegni, mille adempimenti.